Allora, noi abbiamo l'ultimo intervento di Daniele Cosci del CICET, poi dobbiamo organizzare i lavori del congresso, fare le commissioni, quindi io chiederei durante l'intervento Daniele Cosci se qualcuno gira un po' per l'hotel e riporta i delegati in sala. Naturalmente ci sarà da votare, i delegati hanno una delega provvisoria che c'è scritto invito e quindi si dovranno mettere davanti e gli altri si mettono dietro in modo di poter eventualmente fare anche le delegazioni. Daniele, chiedo a qualcuno di andare a raccattare tutti i delegati, grazie. Vi ringrazio per darmi la possibilità di portare il mio saluto al vostro congresso. Per due motivi di fondo, il primo è che perché mi lega una amicizia vecchia e profonda con i vostri responsabili, io provengo da Pisa, quindi per me parlare a un congresso fatto a Livorno può diventare un problema, può diventare un problema. Ci si vuole un bene dell'anima. Comunque mi lega comunque una profonda amicizia con il mio collega, cioè con il rappresentante dell'Unione Inquilini di Pisa e anche con il rappresentante, che è uscito un momento, della Regione Toscana. Con loro lavoro ormai da molto tempo, quindi sono felice di poter portare per questo motivo il mio saluto al vostro congresso, ma anche direi soprattutto perché sono felice di portare il mio saluto, perché mi legano a voi, a loro, agli amici in particolare, ai miei amici, compagni e a tutti voi, al vostro sindacato, una buona parte, quasi tutto, direi tutto per certi versi, di ciò che riguarda le idealità, le politiche, gli atteggiamenti, i modi di pensare. Lavoriamo insieme da tempo e più passa il tempo più ci accorgiamo di pensarla molto spesso allo stesso modo. Il che significa che tutto sommato non c'è abbiamo la possibilità di poter lavorare insieme con tutta tranquillità e noi sappiamo che in questo momento, meglio ormai da diversi anni, e in questo mondo, in questo sistema liberista, l'unione di coloro che stanno dalla parte della povera gente è necessaria, non importante, è necessaria. D'altra parte ci unisce anche il fatto che sappiamo benissimo che non possiamo aspettarci niente da questo governo, o meglio, né dal governo nazionale né dal governo, per quanto vi riguarda, per esempio, quanto ci riguarda, dal governo regionale, dal governo nazionale, perché quando si ha a che fare con un ministero che pensa a vendere gli alloggi che ci sono, a obbligare alla vendita degli alloggi invece che potenziare il parco alloggi, che pensa a alla chiusura della proroga degli sfratti per finita locazione, anche se questi, è vero, riconosco che non sono granché influenti, bisognerebbe semmai fare in modo di creare delle proroghe, come è stato detto anche dal vostro segretario, del quale peraltro condivido totalmente l'intervento, prorogare gli sfratti per morosità perlomeno finché non è stato trovato una soluzione abitativa per questa gente. Ci sono io mi diverto spesso e volentieri prendendo i dati del Ministero dell'Interno, diverto si fa per dire, passatevi, è un modo di dire questo, perché in realtà monta la rabbia, a vedere quanti sono gli sfratti e quanti sono negli sfratti gli sfratti per morosità. E da qui a dire, ma guardate un po', ma noi si pensa al social housing per cercare di superare la difficoltà abitativa. Ma la persona sola, cioè la donna con i figli a carico, minori, i pensionati con il reddito minimo, ma gli extracomunitari che sono spesso
con famiglie abbastanza numerose e con redditi minimi, con redditi che non ce la fanno, tra l'altro poi hanno che da pagare i canoni alti se vogliono prendere un alloggio, e di più alloggi anche abbastanza mal ridotti. Questa gente, il social housing, non sa cosa farci nel social housing. C'è necessità, per forza di cose, di potenziare l'edilizia popolare. Pare che ora parlare di edilizia popolare chi si debba vergognare, qualcuno certamente se ne vergogna. Tutto questo per dire che, e io chiudo ovviamente, era per dirvi che sono insieme a voi, con voi, nelle idee che voi e noi portiamo avanti. Vi porto anche il saluto naturalmente del mio segretario nazionale che non è potuto intervenire, mi aveva avvertito che aveva dei problemi fisici e quindi non era in grado di poter partecipare, porto anche il suo aiuto e vi dico lavorate insieme, lavorate in questi giorni, predisponete le vostre linee politiche, sono sicuro che dal lunedì prossimo continueremo, riprenderemo a lavorare insieme, perché sappiamo tutti quanti, abbiamo coscienza del fatto che anche la gente più povera ha bisogno a una vita, a vivere una vita dignitosa. Grazie.